Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Simone Bettani, che mi chiede di parlare del film Il regno di Ga'Hoole di Zack Snyder del 2010. È tratto dal primo romanzo di una saga, appunto, per ragazzi di questi cuffi. È un film interessante, un film d'animazione che per una volta rende giustizia, insomma, a quelli che dicono che Snyder sa girare un film. La messa in scena, che stavolta, avendo di fronte l'animazione, Snyder riesce a gestire in maniera meno pomposa, incredibilmente, dei live action di merda come 300 o Sucker Punch. E qui si riesce a entrare nella storia di questi personaggi, perché nella storia di Sorel Lomsoy, un giovane gufo praticamente che viene affascinato dalle storie che gli racconta il padre sui guerrieri di Ga'Hoole, è sempre in litigio con il fratello Clude, che invece si fa idee, che lo prende per il culo e si beffa, insomma, dell'amore che ha il padre per il suo fratello e sì, soprattutto anche dei guardiani di Ga'Hoole. Questo casino praticamente li fa cascare dal nido e cascano praticamente in mano all'altra fazione che vive di questi gufi, della quale non fanno parte i nostri protagonisti, che sono la fazione Volta, ma cascano tra le mani di questi puri che addestrano, appunto, questi gufi alla guerra dentro una loro specie di accademia, diciamo così, per guerrieri. Il nostro giovane Sorin praticamente deve scappare da questa accademia, nonostante il fratello in realtà poi sia la sua nemesi, diventi la sua parte cattiva, per, insomma, avere il suo scopo e raggiungere il grande albero, ovvero la casa dei guerrieri, l'unica speranza, insomma, per salvare il mondo dai puri, attraversando il mare, facendo un lungo viaggio, appunto, di formazione. Allora, va subito detto che stavolta invece delle altre, i ralenti di Snyder funzionano, le battaglie sono molto molto belle, così come sono intriganti questi gufi, questi primissimi piani su questi gufi, che hanno dalla loro un'espressività quasi impercettibile, ma che in realtà funziona alla stragrande, proprio per dare il senso, appunto, dell'epicità di una storia che sembra ambientata qua, ma potrebbe essere ambientata ovunque, la storia di queste due fazioni di gufi che si fanno la guerra. E quindi, che vi posso dire, per me è un film riuscito, un bel film d'animazione che garberà i ragazzini, ma soprattutto anche agli adulti che si ritroveranno in questa bella storia, che è il suo unico film che riesco a buttare giù, e lo ritengo veramente un buon film, un film d'animazione fatto bene, dove a volte i difetti della messa in scena di Snyder sul live action invece diventano una cosa in più in questo film. Prima di tutto si evita l'epica, assolutamente l'anti-epica trecentesca, e si inserisce invece dei personaggi umanissimi, seppur gufi, che sono veramente interessanti, grazie anche probabilmente alla partenza di base del tutto. E poi Snyder riesce a gestire stavolta bene il montaggio, riesce a farci entrare lentamente nella storia, non ha voglia di rincorrere nessuno, non ha voglia di stupire nessuno, non ha voglia nemmeno di essere così pomposo e rompicoglioni. È proprio un film che riesce a funzionare perché funzionano i personaggi, funziona la narrazione, la sceneggiatura è buona, e tutto quello che c'è sotto, seppur ogni tanto un po' pomposo e barocco, perché Snyder è quello, però riesce comunque ad essere godibile. È un film godibile, oggettivamente ben fatto. Gli animali non sono assolutamente umanoidi, non sono antropomorfi, ma hanno la bellezza di essere gufi puri, e il film lavora anche sulla meraviglia, appunto, di questi paesaggi del mare, e riesce ad avere una forza espressiva che Snyder non ha mai più avuto, né prima né dopo. Che l'animazione ha delle regole diverse, riesce a far sopportare di più i ralenti, le velocizzazioni, la luce sparata, un certo tipo di pomposità, riesce ad essere un pochino più assorbita dallo spettatore. In più, quando ci sarà una buona storia ben scritta e ben girata, alla fin fine, insomma, per me il film diventa veramente divertente e guardabile, e più che guardabile, insomma. Quindi, che come vi posso dire di più? Nonostante tutti mi dite che io sono Snyder, lo odio, tutto questo non è assolutamente vero. Se fa un buon film, per me è un buon film, e questo lo è. Quindi funziona il film, va detto, appunto, proprio per il suo andamento, un'avventura piena di belle idee, di colpi di scena, di belle idee di immaginazione, per niente fumettistica come descrizione, proprio quasi realistica. È l'unico Snyder che mai possiederò se continuo a fare film così di merda, ma vediamo, ogni film comunque è una scommessa. Questa volta più o meno l'ha vinta. Il link di Regno di Ga'Hoole è qui sotto. Per me è un film d'animazione adulto, interessante, pieno di idee visive, che stavolta danno ragione a Zaccherone.